Ci siamo, 3, 2, 1, here we go, hola Bordel, cari amiche, cari amici del canale Rugby Z10, ben ritrovati, appassionati, appassionati della pallovale, 22 aprile, a pranzo con Zucca, e allora Women Six Nations, round 4, quarto turno del 6 Nazionale femminile, una giornata che ci ha praticamente consegnato, sulla carta sono ancora tanti giochi aperti, in realtà se si va a vedere in pratica i giochi aperti ne rimane solo uno, e noi comunque in quel gioco aperto siamo ben partecipi, siamo ben attivi, anche quasi un pochino ben piazzati, diciamo così. E allora partiamo con i risultati. Allora, risultati che ci dicono questo qui: a Twickenham 48-49 mila spettatori, Inghilterra-Irlanda 88-10, Italia-Scozia a Parma 10-17, si parla di 3.000, 3.200, 3.300, e all'Amspar di Cardiff, Galles a 0, Francia 40, un incontro, non ci sono dati ufficiali, chi dice 8, chi dice 9, chi dice 6, comunque sia abbastanza spettatori anche lì, come si dice in questo caso. E Inghilterra 20 punti, Francia 19, si contenderanno nelle crunch al femminile la vittoria del torneo, sabato prossimo nel Super Saturday del rugby femminile. Scozia 8, Italia 6, Irlanda 6, Galles 1. E allora, in realtà si contenderanno, per modo di dire, allo Chemin del Mât, l'Inghilterra a Bordeaux. In questo momento l'Inghilterra fa un altro sport rispetto alle altre contendenti. Allora, andiamo a vedere le partite dell'ultimo turno. Continuo dicendo che credo che l'Inghilterra porterà a casa un grande slam a 25 punti, 5x5, 25, però le mie previsioni vanno sempre a ramengo, come si dice in questi casi, e staremo a vedere come andrà a finire. Allora, l'ultimo turno, partiamo proprio dagli inglesi, inglesi che bullizzano, ridicolizzano, rullano, scavalcano, usate il termine che vi pare, 88 a 10 è solo l'ultimo dei numeri di questa immensa sfida. Se andiamo a vedere, ad esempio, territorio possesso, si sta oltre al 60% di possesso e oltre al 55-56% di territorio. Insomma, è un'Inghilterra che ha avuto il pallino del gioco in mano per tutto il match. Inghilterra che comunque ha delle atlete che fanno la differenza. Ellie Kildan è solo la stella di questo firmamento luminoso, e Ellie Kildan è solo una fantastica finalizzatrice con le sue tre mete segnate. Fra l'altro, vi prego, andate a vedere la meta con mi sa la terza, quella che l'ultima sua meta, con un calcetto d'esterno di Emily Scarrett che l'ha lanciata nel canale libro. C'è qualcosa veramente di stra pornografico, come si dice in questi casi. Inghilterra che i numeri stanno clamorosamente dalla sua in classifica. Inghilterra che ha un attivo di 208 punti, 228 punti fatti contro i 20 subiti. Insomma, l'Inghilterra in questo momento, come ho detto prima, sta facendo un altro sport. Inghilterra che punisce indistintamente chi ci prova e chi non ci prova. Allora, le azzurre hanno tenuto testa all'Inghilterra un tempo scarso, e poi erano in 14 loro. E tutte qua, Scozia, Galles, Scozia, Irlanda, ci hanno provicchiato, hanno messo in campo formazioni performanti, ci hanno provicchiato, ma non ne vengono a capo, nessuno ne viene a capo. L'Inghilterra gioca, discorso diverso da quello della Francia, l'Inghilterra gioca, fa tantissimi errori. Inghilterra che ieri ha esplorato tantissimo anche il largo, qualche errore, ma tante bellissime azioni, quindi Inghilterra che sta cercando di non ancorarsi a casa mischia e basta, e i risultati parlano per loro. Insomma, come detto, se si vanno a vedere le statistiche, loro praticamente giocano almeno, stavolta solo un giallo ha preso, e in disciplina sono state meno indisciplinate delle irlandesi, però giocano statisticamente parecchi minuti in inferiorità numerica, e è comunque il risultato è questo qui. Io non abbiamo più aggettivi per questa squadra, e è bello vedere ad esempio l'Irlanda che ci ha provato fino
l'ultimo, la Jong Gang ha provato a portare avanti il pallone, ma pochissime volte sono riuscite a batterle la linea del vantaggio. Hanno avuto il contentino, hanno avuto la meta. Cos'è? Un penalty try è stato verso la fine. Sì, che ha portato anche poi il cartellino giallo, però tutto sommato non c'è mai stata partita. Non so che dire, chapeau per l'Inghilterra. E allora, andiamo a vedere un pochino quello che c'è sulla Francia, Galles-Francia, perché è partita la domenica. Come hai detto prima, il Galles ha giocato, il Galles ha tenuto il possesso, il Galles ha tenuto il territorio, sempre a vantaggio loro, sia possesso che territorio. Francia che gioca si può dire, no, sugli errori, però gioca sul, oddio, o fa una sparata e le va bene, quindi ha poco, poco da giocare, oppure fa un gioco di rimessa. E abbiamo visto anche con l'Italia, Francia difende molto molto bene, la Francia ha placcaggi a oltre il 90% di efficacia di placcaggi, ha fatto quasi 180 placcaggi, ne ha sbagliati una 15, 16, 17, insomma, è una Francia è una Francia che gioca di rimessa, è una Francia che quando gioca segna ed è una Francia che sta attaccata all'Inghilterra in classifica e a mio avviso, pur sapendo che non avrà tantissime chance, allora il pubblico di Bordeaux sarà sicuramente caldo, le spingerà. Però, dai, diciamocelo proprio fuori fra i denti, non c'è proprio tripa per gatti in questa competizione, ecco, cioè, sono veramente di un'altra categoria. Poi magari verrò sbugiardato, verrò smentito, ecco il termine esatto, da questa mia affermazione barra profezia. Francia e Galles, allora gioca al piede, focus di questo Six Nations, gioca al piede, qui noi non andiamo proprio tanto bene, benissimo, come dico. L'Inghilterra, allora, Francia che via con alterna, ha fatto proprio esatto la metà dei calci al piede o lunghi o corti, ne ha fatti 22, quindi 11 ed 11. Mentre invece per quello che riguarda l'Inghilterra ha usato più volte il piede, perché ha usato oltre una trentina di volte, anche qui in maniera diciamo mezza e mezza, quindi metà corti, metà lunghi. L'Irlanda ha azzardato e ha fatto una ventina di calci lunghi buttandole in mano a quelle matte che hanno là di dietro gli inglesi, che le ha riportato su tutti i palloni che potevano riportare su, e quindi non pare sia stata una scelta molto fatta con criterio. Diciamo, la Francia usa parecchio il gioco al piede, una ventina di parecchio usa il gioco al piede, 22 calci, e fatti in maniera diciamo estremamente competente, fatti per andare a guadagnare il terreno, per coprire e per portare su una linea difensiva che, come abbiamo visto, è estremamente efficace ed estremamente performante, ecco. E poi prima di arrivare al mezzo dell'Italia, comunque Rugby Z10, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Telegram, WhatsApp, iscrivetevi ai canali, like, dislike, commentate, vediamo un attimino di confrontarci perché è molto bello. Arriviamo in Italia a Lanfranchi, dove la Scozia ci ha battuto, però calcio di punizione di Berigoni a 7-8 minuti dal termine ci dà una grossissima chance e ci mette in una posizione intanto al sicuro dall'ultimo posto, perché dovremmo perdere col Galles, il Galles deve fare bonus e batterci con una quarantina di punti di distacco, cosa che è inimmaginabile che possa accadere. E tanto sto aprendo il mio pranzo con zucca, frittatina di cipolla e cordon bleu,
e quindi questo punto di bonus si mette al riparo da eventuali spareggi con la Spagna, WXV, terzo tier, terza fascia e tutte queste cose qua. E ci lascia aperta la porta per andare a provare ad attaccare un fantastico terzo posto. Siamo in una situazione dove potremmo arrivare in maniera proprio ultimissimi, ma possiamo arrivare tranquillamente terzi. Insomma, non dimentichiamoci che giocano Scozia-Irlanda. E per fare un esempio, Scozia-Irlanda pareggia, noi vinciamo, siamo terzi. Scozia-Irlanda, l'Irlanda è molto dietro di noi, quindi diciamo che a 10 punti, se va a vincere, ci sono solo 2 punti di differenza punti in classifica, però in teoria potremmo arrivare, se vince di 1 punto, ecco, noi vinciamo, ecco, siamo davanti voi. Insomma, è tutto da giocare. Questo punto di bonus è un po' una manna. È anche vero che il punto di bonus lasciato in Irlanda non vorrei che ci si girasse clamorosamente contro. Comunque, vabbè, tutto col se, col forse, non si va da nessuna parte. Rimane il fatto che noi siamo, come detto, abbiamo utilizzato solo 4 delle 8, a dire vero 5, perché Babbo Morto, come dico io, è entrata anche la Capomaggi, perché Badia si è andata male. Però abbiamo lasciato Vecchini giocare 80 minuti. Questo livello, 80 minuti sono tosti, e abbiamo sostituito solo la Sgorbini, adesso mi viene, la Sgorbini, l'Elisa Giordano, ecco, non mi veniva, abbiamo sostituito Sara Sei e Silvia Turani, insomma, abbiamo fatto queste 4 sostituzioni. Grosso modo, mentre le altre le abbiamo lasciate tutte quante in balia degli 80 minuti delle scozzesi che fisicamente hanno dimostrato di poter fare tanto, tanto, tanto. Giusto per dire, hanno portato la palla 140 volte, quindi sono 140 impatti belli tosti. Insomma, la difesa è stata sì solida, quasi al 90%, più della loro, però diciamo che fisicamente ci si logora. Gioco al piede, siamo un pochino sotto gli standard, andiamo solo con la base praticamente, qualche cosa sul lungo, parliamo di 2 terzi e 1 terzo, su 15 calci ne abbiamo fatti 10 belli corti e 5 lunghi, insomma il gioco al piede, oh ragazzi, ci manca il gioco al piede, diciamo come stanno le cose. Niente, adesso io vado a mangiare, spero che le cose si mettano nel migliore dei modi per noi nel Super Saturday, staremo a vedere. La speranza chiaramente c'è, la fiducia in queste ragazze c'è sempre e adesso Nanni Ranieri dovrà trovare la quadra e portare queste ragazze anche eventualmente al terzo posto perché con tutto l'impegno che ci mettono se lo meritano. Vado a mangiare, alla Burdel!